Buongiorno, un nuovo video di nuovo acquisti, perché mi sono ormai lanciata. No, diciamo che quest'anno ho deciso che il mio regalo di Natale sarà perlinoso, quindi mi sono permessa un pochino di più di togliermi qualche sfizio, ecco. E in questo video vi farò vedere dei cabochon artigianali bellissimi. Li ho acquistati su Facebook in due gruppi. Uno è il gruppo di Elga. Magari poi vi metto anche il link nell'info box sotto, che si chiama La Perleria. Adesso verifichiamo un attimo, sì, La Perleria. E lei fa appunto i cabochon fatti a mano. Adesso ha fatto questa serie di rettangoli che mi piacevano tanto e finalmente sono riuscita ad accaparrarmeli, perché diciamo la vendita avviene tramite l'app. Viene stabilito un giorno l'ora, lei mette un'ora prima a disposizione tutte le foto così uno si può rendere conto di quello che c'è in vendita, poi dopo un'ora viene attivata la vendita, quindi bisogna commentare sotto le foto dicendo, non so, numero 2 mio e chi prima arriva meglio mi alloggio, insomma, quindi bisogna essere un po' veloci se vogliamo prendere quelle che vogliamo, ma sono stata veramente fortunata perché sono riuscita a prendere quasi tutto quello che volevo. E il secondo ordine l'ho fatto invece dal gruppo di Cabochon Mania, Cabochon Mania Shop. E anche lì si possono comprare i cabochon appunto fatti a mano, quelli di Cabochon Mania, che sono sicura che insomma conosciate un po' tutte. E partiamo magari da questi. Ah, in tutti e due i casi ho scelto la spedizione con posta 1 perché essendo un pacchettino piccolo, leggero, che comunque non è voluminoso, può essere messo tranquillamente nella cassettina. Io per questi ordini mi trovo anche bene così, ecco. E quindi sono arrivati tutto bene e adesso ve li mostro. Partiamo da quelli di Elga, che sono, come vi dicevo, rettangolini. Non mi ricordo le dimensioni, dovrebbero essere tipo 27x7, piccolini. Ok, ma guardate che bellini, ho preso questo con questa fantasia. Ok, poi ho preso questi qua con le rose. Vedete, però, notate la mia mano quanto sono piccolini. Però ho già visto su internet alcune ragazze che hanno fatto dei lavori veramente spettacolari. Poi ho preso questi con la geisha. Vedete? Sono speculari tutti. Poi ho preso questi con i fiori sul lilla grigio, con uno spruzzi di dorato, belli, belli. Questi erano quelli che dovevo avere assolutamente. Anche questi che vi faccio vedere adesso, dovevo averli assolutamente. Mi piacciono un casino. E questo è l'acquisto. Che come sempre è stato super gentile, ha spedito velocissima perché praticamente l'app mi pare fosse di venerdì sera o sabato sera. Io mi pare avevo pagato tipo domenica e lunedì mattina ha spedito, quindi martedì era da me il pacchettino ottimo. Adesso vi faccio vedere invece i cabochon da Cabochon Mania. Allora, dividendo per forma di gocce, queste dimensioni dovrebbero essere su 18-22, non mi ricordo, mi dispiace. Questi qua, bianco e nero, questi qua su grigio, ok. Poi ho preso i cabochon invece rotondi da 12 mm, questo me lo ricordo, questi. Ok, vedete, ci sono tutti i brillantini dentro. Questi qua sull'arancione. Ok. Poi ho preso sempre dei tondi da 25 mm. Questo qua, che i colori mi piacciono veramente tanto. Io magari ve lo faccio anche vedere. Avevo un paio di gocce prese sempre da loro. Fatte così, prese in fiera. Quindi adesso ho preso anche questo per eventualmente fare una parure. Poi ho preso, sempre con la stessa forma della goccia lunga che vi ho adesso fatto vedere, ho preso questi qua, sul rosso, brillantinato, e questi qua,
sono base nera, poi decorazione grigia e ci sono tutti questi brillantini che virano sull'oro. Ok, quindi veramente magari marrone scuro, non è nero, però comunque molto bello. Poi di forme un po' particolari ho preso anche questa coppia di triangoli, marrone dorato, bello, molto particolare, secondo me mi piace un casino. E poi ho preso questa navetta, si mette a fuoco, grazie, sul blu, molto molto carine. Poi ho preso due cabochon che sono singoli, non sono coppie, con questa forma particolare che ha la... Ok, questa qua con tutti i brillantini sul bordeaux, base nera, decorazione grigia e questi brillantini sul bordeaux. E invece questa, guardate che bello, che base chiara, argentata con tutti questi brillantini. Poi c'è uno spruzzo di rame sopra per fare un contrasto. Mi piace veramente parecchio. Devo vedere cosa ne faccio, cosa ne esce fuori. Poi la proprietaria Milena mi ha contattato per appunto. Mi ha mandato la foto di tutte le cose che ho scelto per chiedermi conferma che era veramente questo che volevo ordinare e mi ha chiesto appunto modalità di spedizione, come preferivo che mi venisse spedita, spedito pacchettino. Mi ha chiesto anche il mio colore preferito e le preferenze sul cabochon perché voleva mandarmi un omaggio. Infatti, con questo bel bigliettino. Un omaggio scritto anche qua, guardate, in spagnolo francese, bellino. C'era un pacchettino per me, io l'ho detto beige grigio e lei ha fatto benissimo a scegliere questi colori. Mi ha mandato questi cabochon della loro famosissima serie Klimt, che ero anche diciamo tentata di prendere qualcosa di questa collezione, però diciamo mi ero posta un limite di spesa, avevo già raggiunto abbondantemente. E quindi ho detto basta. Niente, questi sono i miei acquisti di questi cabochon bellissimi, particolari, che spero che renderanno le mie creazioni uniche. E niente, spero di riuscire a creare qualcosa di bello per farvi vedere un video acquisti prossimamente. Ciao, un bacione a tutti!